Partita la finale allieve con Iris Guevara Sanchez, Giulia Bedona, Sofia Clementoni, Sara Negri, Carola Falco, Sara Gatti, Matilde Cheudini, Emma Meucci, Giulia Serafin, Martina Giorgia Castorina, Dalia Visconti, Ginevra Amicone, Elisa Folli, Marta Biscuola, Elena Boioschi, Giorgia Iannarelli, Susanna Rocchetti, Asia Negri, Margherita Minghi, Marzia Saraniti, Matilde Biondi, Alice Meles, Rita De Gianni, Martina De Rosa, Greta Sarrazino, Eleonora Romagnoli, Roberta Di Martino, Tupio, Mattia Permatoso, che ha già suonato la campana, al prossimo passaggio. Prima doppia eliminazione al passaggio, doppia eliminazione. Da qui al passaggio, doppia eliminazione, doppia eliminazione. numero 33, Negri e 26, Clementoni. Numero 37, poi una munizione per Rita De Gianni in testa al gruppo al primo passaggio. Vediamo, siamo già quasi pronti, anzi siamo già in contatto di vivo con il gruppo per la seconda doppia eliminazione. Ancora, via forte, tornando lontano, Catenzone. 37, Gatti, 258, Meles, Gatti. Si lotta per le posizioni nella parte frontale del gruppo quando gli atleti hanno già imboccato il mini rettilineo che porta sulla curva. E siamo, torniamo anzi, in contatto di vivo, si gira a ritmi elevatissimi. Doppia eliminazione, altra doppia eliminazione. E 241 e 10. Saraniti e Iris Guevara, Iris, grazie. Al passaggio sarà l'ultima doppia eliminazione, dopodiché da qui a meno uno sempre eliminazioni singole. Doppia eliminazione. Visconti si rialza, applauso meritatissimo fino a chiusa delle eliminazioni del passaggio precedente. Si devono fermare subito, 265 eliminazione singola, 412, fermarsi, numero 412 Di Martino. Eliminata al passaggio di meno 19, numero 202. 412, fermarsi, 412 Di Martino, fermarsi, altrimenti procederemo con la squalifica, grazie. Numero 406, per scorrettezze, Romagnoli eliminata, numero 406, 406, grazie.
è fermata 49. Sì, eliminato il passaggio. Guaita, Sarrazino, grazie. Altra eliminazione singola al passaggio. Eliminazione singola al passaggio di meno 16. .204 Negri. Al passaggio salta l'eliminazione, per un ritiro a questo passaggio, al prossimo passaggio. Salta l'eliminazione, quindi non c'è eliminazione al passaggio. No elimination, no, non c'è eliminazione. Niente eliminazione, non c'è eliminazione, no elimination, non c'è eliminazione qui. Ricordiamo con le eliminazioni, quindi c'è l'eliminazione sul traguardo. .285 De Rosa, grazie Martina. Sono andate in 5 insieme sul traguardo e prima munizione intanto per la numero 251. Eliminazione al passaggio, alta eliminazione. .477 Emma Trovò, grazie Emma. Poi abbiamo una comunicazione di servizio sul programma, ma siamo pronti per l'eliminazione al passaggio, altra eliminazione. 154-154 Marta di Scuola. Comunichiamo che dopo la finale degli allievi maschi ci saranno le premiazioni delle gare fatte fino a questo momento con l'inno cantato dal vivo, dal coro. Quindi dopo la finale degli allievi, vale a dire la gara successiva a quella in corso, ci saranno le premiazioni con l'inno nazionale cantato dal vivo, ma intanto eliminazione. Il meno 11. 172-172 Elena Bojoski. Sono rimaste in poche ormai le due, le gemelle Castorini davanti, poi riusciamo a scorgere un po' di della Brianza in line, ma c'è subito un'altra eliminazione che è quella di meno 10. Mancano 10 giri, ultimi 4 chilometri.
113, 113, Ginevra, Micone, grazie. Salta l'eliminazione a questo passaggio, non c'è eliminazione a questo passaggio, salta l'eliminazione, grazie. E non c'è l'eliminazione qui, no elimination, ma l'eliminazione, fai l'eliminazione. Aspetta 251, munizione dentro in diffida. La numero 47, prima munizione. Adesso riprendono le eliminazioni 55, da passaggio, eliminazione. Qui la gara si fa tattica, è vero che ci sono ancora eliminazioni, ma sono tutte atlete di valore che possono puntare almeno al podio. Quindi è giusto che ci sia molta tensione e attenzione tattica. Eliminazione singola al passaggio, siamo al passaggio di meno 9. Eliminazione in corso, eliminazione singola. Si ferma Emma, numero 42, Meucci fermarsi, grazie, numero 42, grazie. Si ferma. Vediamo come si... Abbiamo un'altra eliminazione, sono pochissime, resteranno sopra e meno. Numero 41, Matilde Teaudini, mentre Giulia Serafini, la compagna di squadra, Giulia Serafini che guida il gruppo, poi Elisa Folli, poi Laura Falco, vediamo come intenderanno interpretare, vediamo, Giulia Migone è rimasta molto coperta fino a questo momento, passiamo al passaggio, altra eliminazione, abbiamo un'altra eliminazione singola, ovviamente sono tutte singole, eliminazione. Margherita Minghi è arrischiata da una falco in questo passaggio, davanti c'è Elisa Folli in questo momento, sono ancora due atlete della Diavolino Silvetania, forse le... l'unica squadra con più di una componente. E siamo agli ultimi 5 giri, questo è il passaggio con eliminazione di meno 5. Fini. Numero 44, Giulia Serafina eliminata, ha rischiato Giulia De Donne in questo passaggio, le tette sono molto stanche, non solamente per la duetta, la gara di 10.000 metri, ma per tutti i turni preliminari, le altre distanze su cui hanno avuto la possibilità di competere, e ora siamo al passaggio con eliminazione di meno 4. Giorgia Iannarelli, una buona gara per lei, si è portata davanti ormai da qualche giro Matilde Biondi, e anche lei una delle più accreditate, poi vediamo Elisa Folli, quindi Biondi, Folli, Laura Falco all'esterno, lancia una volata lunga, al passaggio meno 3, ci saranno ancora meno 3, meno 2, meno 1, ancora 3 eliminazioni. Ed è proprio Carola Falco che ha lanciato una volata da 200 metri. Oh. 21, Giulia Bedon ha dato tutto, in questo momento è Martina Castorina in testa al gruppo.
torna davanti Matilde Biondi e sono in 5. Occhio! Rimarranno in 3, vediamo all'esterno. Carola Falco ha dato tutto nei giri precedenti, per lei c'è un titolo italiano qui a Cassano d'Adda e Isa Folli davanti, anche per lei un campionato italiano conquistato. Eliminazione numero 36, Carola Falco, e merita comunque l'applauso del pubblico il talento della Grand Online. E adesso Campana e ultima eliminazione. Matilde Biondi, Elisa Folli, Martina Castorina. Vediamo, ultima eliminazione, poi rimarranno in testa, saranno sicuro del podio ma non del colore della medaglia. E a questo punto siamo all'ultima eliminazione. Sono anche la Campana, sembra già una volata, siamo in 4. 47, Martina Castorina. Aspetta, mo' il podio. Rimane Sofia Battiato, Matilde Biondi, Elisa Folli, Sofia Battiato, grande prova di Sofia Battiato che si trova qui sicuramente sul podio del campionato italiano. Prova a lanciare Matilde, prova a lanciare la volata Matilde Biondi, dietro di lei Elisa Folli in grande condizione, ma entrambe sono dimostrate in grande condizione. Matilde Biondi, grande gara, Matilde Biondi, Elisa Folli.